Carissime e carissimi, oggi finalmente torno a parlarvi di libri. Ho fatto una serie di letture, ma ho deciso di dare priorità a un libro che mi ha davvero colpita e mi ha davvero dato nuove prospettive. Erano delle domande che io mi ponevo da tempo. E non vi nascondo che seppure nella continua ricerca della scienza, questo libro mi ha dato molte risposte. Voglio parlare di Il sesso è quasi tutto della dottoressa Antonella Viola. Andiamo per gradi, decisamente importante, e a dispetto del titolo che può anche attrarre i più pruriginosi, è un libro davvero trasversale che dovrebbe essere letto dai più giovani come dagli adulti, come da ovviamente persone che siano interessate in qualche modo alla scienza in sé per sé, ma anche chi si vuole occupare di temi che afferiscono più genericamente ai diritti sociali, alla parità, ma direi alla equanimità. Quando parliamo di parità, spesso ci riferiamo alla parità di genere tra uomo e donna. In questo libro la nostra prospettiva si amplia. Io davvero non vorrei ridurlo in poche parole, perché è davvero una esperienza quella della lettura di questo testo. In quale dinamica ci porta la dottoressa Viola? Allora, doveroso antefatto. Antonella Viola, di certo l'avrete vista in TV, perché attraverso chiaramente programmi che parlavano di pandemia, di Covid e via discorrendo, lei è stata una dei volti più noti, è un'immunologa ed è una ricercatrice, è una persona con tantissime competenze all'attivo e è professoressa ordinaria di patologia generale presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università di Padova. Tra i vari incarichi è anche direttrice scientifica dell'Istituto di Ricerca Pediatrica e fa parte del Comitato Scientifico della Fondazione ONDA, ovvero Osservatorio Nazionale sulla Salute delle Donne e di Genere. E qui entriamo a gamba tesa in uno degli argomenti principali di cui la dottoressa Viola vi parla. Io sono felicissima che sia una scienziata a fornirci degli strumenti per poter scardinare una serie di preconcetti che abbiamo riguardo al mondo delle scienze. Io lo so che chi mi guarderà partirà con un preconcetto a sua volta, ovvero non è vero, non è più così, le donne e le scienze ormai sono un costrutto antitetico superato, in realtà la dottoressa Viola ne è la dimostrazione. E invece in realtà è proprio lei che in questo libro ci parla di una sua esperienza, oltre a tutti i dati scientifici che ci porta, ovvero il suo aver dovuto combattere per avere in un consesso di esperti che avrebbero previsto dei viaggi, nello specifico, se non erro, a Bruxelles,
E la contestazione di inserire questa ricercatrice perché probabilmente, essendo donna in una certa fascia d'età, avrebbe probabilmente avuto difficoltà o problemi a spostarsi perché eventuali figli in famiglia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi i preconcetti ci sono. E quando si fanno delle valutazioni, purtroppo anche quando una donna è competente nella sua disciplina, i fattori che poi la vanno a discriminare sono molteplici, anche nel 2022. Non dimentichiamoci che nel 2022 in Afghanistan alle ragazze è oggi vietato andare a scuola. Non dobbiamo dimenticare che la storia non è un procedere solo verso la conquista dei diritti civili, ma purtroppo spesso è anche una involuzione ed è per questo che bisogna tenere alta la guardia, che non significa lottare col coltello tra i denti ogni giorno, ma significa trovare un nuovo modo gentile di fare cultura e di creare nuovi meccanismi mentali che possono essere favorevoli a tutti, non solo alle donne. Io, lasciandovi innanzitutto alla lettura che si farà in maniera agevole e scorrevole, così come è avvenuta per me, perché umilmente lo dico, da qui vis de populo è scritto in maniera eccellente, chiara, accurata, per niente, come dire, con la spocchia di chi ne sa di più, quindi sicuramente fruibile a tutti, per tutti. Però, dicevo, io vi voglio dare dei feedback rispetto agli argomenti trattati. Il primo che mi ha fatto correre in libreria ad acquistare questo libro è stato un argomento di cui si parla molto poco ed è lei che forse per la prima volta ne parla in maniera più strutturata. Ho sentito altre donne parlarne in maniera consapevole, però c'è ancora molta poca cultura di questo problema, ovvero della medicina di genere. La medicina di genere non è come potremmo pensare la ginecologia o le indagini senologiche, voglio dire, perdonatemi anche questa facilità nel dire queste ovvietà, ma forse è quello che a tutti viene in mente in un primo momento. La medicina di genere è quella che si occupa delle differenze, perché come lei dice in un passo che mi sono segnata e che vorrei trovarvi all'istante, ma che ora vi credo di non riuscire a fare nell'immediato, ma che il concetto di base è che le differenze tra uomo e donna ci sono, ma differenze che devono essere valutate per riequilibrare la parità tanto cercata. Differenze che non stanno, non risiedono nelle capacità di elaborazione intellettiva, e ce lo dimostra, ma differenze che stanno, ad esempio, nella ingiustizia, ennesima ingiustizia che si fa nei confronti, che si è fatto nei confronti delle donne, quando, ad esempio, nella sperimentazione dei farmaci, chiaramente il prototipo utilizzato, e scusatemi ancora se userò termini tecnici, ma li troverete, troverete i termini adeguati in questo testo. Le sperimentazioni fatte su uomini e quindi non considerando che in effetti le
gli effetti secondari di ogni farmaco, per esempio la tossicità, che è normale ci sia, venga smaltita in maniera peggiore in un corpo femminile, perché ci sono equilibri diversi anche a livello ormonale e anche a livello di grandezza di organi. E lei ce lo spiega benissimo. E ne fa anche un manifesto. Lei non è solo la scienziata che espone questi problemi, ma tenta di dare delle soluzioni facendo un vero e proprio, elaborando dei punti con un vero e proprio manifesto, assolutamente condivisibile. E per non essere approssimativa, e per non dimenticare, prenderò l'indice e vi dirò esattamente i temi che lei tratta in maniera meravigliosa. E allora, nella prima parte si parla appunto di scienza e medicina del sesso, quindi vi parlerà del sesso, dell'evoluzione e le differenze che ci sono, ma a un certo punto ci parlerà, oltre che ai geni, agli ormoni, all'epigenetica, al sistema immunitario, alla sacrosanta, ormai stabilita verità che anche il sentirsi in un corpo che non è appartenente al sistema binario, è un fattore biologico. Non si sceglie di essere omosessuali, eterosessuali, bisessuali, lo si è. E lei vi dimostra come e perché non si sceglie la propria sessualità, ma si è predisposti per quel tipo di sessualità. E perdonatemi ancora se sarò inesatta, mi scuserete. Dimostra, ad esempio, come siano stati trattati quei bambini, quelle bambine che alla nascita hanno spesso, e ce lo sono ancora, purtroppo succede ancora, che hanno segni equivoci, diciamo, della loro sessualità, e quindi i genitori prendono la scelta di fare delle operazioni precoci per dare un sesso piuttosto che un altro. E si è visto negli anni che poi questi bambini spesso non si ritrovavano nel sesso che gli era stato loro attribuito. La materia è molto complessa e davvero ho paura di usare termini sbagliati, perché a me il messaggio è arrivato chiarissimo. Poi ci vogliono anni di studio per veicolarlo nella maniera giusta, ed è per questo che io voglio che voi leggiate il libro e che ascoltiate me nella vostra bontà, ma solo per rimandarvi, per farvi da feedback nel mio piccolo, nel mio piccolissimo, perché so benissimo che la dottoressa Viola non ha bisogno della mia presentazione né della mia recensione. Ma nel mio piccolo invece voglio dare il mio contributo con un testo che per me è di estremo valore. Sarà una mia piccola Bibbia, perché comunque i dati che fornisce, al di là del fatto che potranno essere aggiornati, no? Chiaramente, ma parte da presupposti incrollabili, inequivocabili e importantissimi. Quindi parla di eterosessualità, omosessualità, l'essere cisgender, l'essere transgender, e lo fa con competenza e enorme pathos, cuore, e che non si dequalifichi sempre il relazionarsi al cuore,
perché nell'accezione comune dovremmo interpretarlo non più come qualcosa di irrazionale, ma anzi come l'unione della cognizione con la capacità dell'interazione anche innata, data dai nostri geni, dal nostro corpo. Quindi, diciamo, utilizziamo la nozione sistematica di quella che è la mente e il corpo in senso ampio. Ed è un libro importante che apre la mente e soprattutto cerca di definire cos'è uno stereotipo perché lo si possa smontare e parla dei famosi bias, cioè degli errori di valutazione che si fanno spesso nel parlare di medicina, come parlare di tanti altri argomenti che poi portano a discriminazioni. Quindi non vado avanti con l'indice perché bene o male questo è il discorso di fondo. E vi dico semplicemente che come conclusione, appunto, lei scrive Quattro passi nel futuro, un manifesto. Io vi riporto a questi quattro passi che le indica e ricordandovi che poi vedrete nell'ultimo passo quanto sia importante il linguaggio. Io lo sostengo da tanto, non sono la prima né l'ultima, sono però secondo me siamo in pochi ancora a capirlo fino in fondo. E anzi, sottolineo una cosa, c'è una struttura di alcune persone che in genere tendono a ricercare quasi in maniera meccanica la falla o l'errore o l'aspetto negativo nell'altro. Ecco, alleniamoci anche quando ci viene in mente qualcosa di negativo, alleniamoci a guardare al contrario e a scrivere un post positivo quando noi scriveremmo in maniera negativa di quella persona. Alleniamoci a trovare in realtà non l'aspetto negativo, alleniamo il nostro linguaggio alla gentilezza, alla bellezza. Comunque, i suoi quattro passi: agire secondo natura, ma attenzione, non intesa così come molti ce l'hanno fatta passare, l'uomo con la clava e la donna a cercare muschi e licheni, insomma. Ecco, lo capirete. Curare con precisione riguardo appunto alla medicina di genere. Identificare i bias, quindi gli stereotipi culturali, e creare un nuovo linguaggio per la scienza. Credetemi, non ve ne pentirete, e anzi, se iniziaste a leggerlo, parlatemene perché magari facciamo. Organizziamo qualcosa, un incontro virtuale o ne ridiscutiamo perché vale la pena prendere questo libro e scandirlo pagina per pagina, analizzarlo pagina per pagina perché ci sarebbe da parlare per ore e ore di ogni singolo paragrafo. Quindi io vi segnalo questo libro. Il sesso è quasi tutto di Antonella Viola. Un bacio e a presto.